Parliamo di siccità, del bacino del Po, il più grande fiume italiano, che soffre un crollo delle portate fino al 30% rispetto alla media storica. È una carenza idrica su diverse zone del distretto padano, la definiscono la grande sete del Po. Ci sono piogge assenti praticamente, quindi non ci sono le piogge, temperature molto calde alle stelle, con le conseguenze soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura. Ne voglio parlare proprio con Meuccio Berselli, che è segretario generale dell'autorità di bacino del fiume Po. Berselli, grazie della disponibilità e benvenuto. Buonasera, buonasera a lei, grazie agli ascoltatori. Io ho detto molto sinteticamente, insomma, qual è la situazione, è abbastanza seria, no? Perché il Po, insomma, è il nostro grande fiume, e se è secco e se ha una portata così inferiore rispetto alla media storica, ci sono conseguenze di vario tipo, no? Sì, allora intanto devo dirle che la portata è una portata che ci indica già una riduzione del 25-30%, come già annunciato. In più, le temperature a cui siamo sottoposti in questo periodo causate dal cambiamento climatico sono temperature che superano la media di 1-3 gradi, e questo significa che c'è una evaporazione, una traspirazione maggiore sui suoli e quindi una necessità di maggiore acqua rispetto al passato, e per paradosso l'acqua sta cominciando a diminuire, e quindi c'è una forte preoccupazione per i prelievi e la distribuzione per portare a termine le coltivazioni così importanti della Food Valley e garantire ecosistema e habitat soprattutto in alcune zone del territorio. In Romagna vedo addirittura non piove da 40 giorni, Berselli. Sì, in Romagna non piove da 40 giorni, il problema è nel tutto il crinale appenninico emiliano, nei prelievi che vengono fatti per il canale emiliano-romagnolo, che porta l'acqua dal Po per 135 km fino in Romagna, fino a Rimini, e quindi il fatto che diminuisca l'acqua così velocemente, ad esempio il Lago Maggiore, che è molto più a monte, che è una grande risorsa come giacimento d'acqua, in 4 giorni ha perso l'8,5% della sua capacità. Quindi il fatto di dover prelevare, dover distribuire in un momento in cui c'è tanta sete e l'acqua sta diminuendo è una preoccupazione molto forte. Certo, tra l'altro io adesso non ho visto ancora le previsioni, insomma, per quest'estate, per le prossime settimane, e non sembra che sia particolarmente positiva, mi sembra che si toccheranno delle temperature ancora più alte, Berselli. Sì, è proprio questo, le temperature saranno roventi, ci sarà qualche temporale sparso, ma ci sono alcune zone, il Basso Piemonte, la parte del Delta, in cui addirittura ci potrebbe essere un cambio di habitat, perché il sale, l'intrusione del cuneo salino potrebbe cambiare anche le caratteristiche della falda, che oggi è una falda di acqua dolce, ma se il sale, il mare riesce a vincere questa prevalenza, cambia anche la falda e diventa acqua salmastra, e quindi non si può neanche irrigare perché si brucia il raccolto. Quindi oltre all'ecosistema, all'habitat, c'è anche un problema proprio di portare a termine le coltivazioni, e quindi grande attenzione sulla Romagna, grande attenzione sul Delta e grande attenzione nella parte, diciamo, finale del fiume, perché è sottoposto a grande stress. Per chiudere, Meuccio Berselli, comunque quando la situazione è così seria e preoccupante, alternative non ce ne sono, possibili depositi? Alternative ce ne sono, ma sono, diciamo, marginali, nel senso che tutta l'acqua che c'è contenuta nei grandi laghi, per fortuna noi abbiamo dei laghi alpini molto importanti come il Lago Maggiore e il Lago di Garda, possono essere aiutati dal grande comparto idroelettrico alpino, ma la parte emiliana dove questa situazione non c'è, scontiamo una difficoltà di infrastrutture, di mancanza di invasi che possono essere fatti, realizzati per contenere l'acqua quando piove d'inverno, d'autunno e primavera, e poi essere rilasciata per i prelievi estivi, sottoposti poi a questo cambiamento climatico in cui queste temperature mettono a stress tutto il territorio. Quindi, insomma, qualcosa si potrebbe fare, per il momento non si è fatto. Questo un po' il problema. Bisogna riutilizzare molto di più i depuratori, bisogna perdere meno acqua e bisogna anche fare un focus sulle coltivazioni, perché devono essere meno idroesigenti. Chiaro. Grazie Meuccio Berselli, segretario generale dell'autorità del bacino del fiume del Po. Grazie e buona continuazione. Grazie, buon lavoro.